Ecco Frank Canutè, dunque dopo tanto parlare in estate sei pronto per questa nuova avventura col Pescara, però io vorrei tornare indietro di qualche settimana. Vogliamo raccontare che cosa è accaduto, perché sei arrivato tardi in ritiro con i tuoi compagni? No, niente di che, solo che avevo un po' di problemi con la mia famiglia, quindi ho chiesto qualche giorno in più di vacanza per risolvere la situazione, però non c'entra niente con i compagni. Convinto dunque di voler giocare quest'anno, la prossima stagione, la stagione che sta iniziando con la maglia biancazzurra? Certo, mo sono pronto e non vedo l'ora di iniziare questo campionato. Tra l'altro Frank Canutè è stato seguito da molte squadre quest'estate, per un periodo di tempo sei stato molto vicino alla cessione al Genoa, questo vuol dire che lo scorso anno avevi fatto comunque bene. Sì, io va bene. L'anno scorso mi sono trovato bene ad Ascoli, c'era un allenatore che mi ha aiutato tanto, quindi mi ha permesso di dimostrare le mie qualità. Però io non penso alle altre squadre, penso di fare bene quest'anno, poi vedremo. Ci sarà una concorrenza agguerrita a centrocampo, sei pronto a lottare, a sgomitare per scendere in campo poi il sabato, la domenica, quando sarà? Sì, prontissimo sono e non vedo l'ora di iniziare. Che Pescara è quello che si appresta ad affrontare questa nuova stagione? E poi ti chiedo anche un giudizio sull'allenatore, su Pillon, che tu non conoscevi. Va bene, l'allenatore mi piace perché è uno che ti parla tanto, che ti aiuta anche fuori campo, non solo sul campo. È uno che aiuta tanto. E a me questa cosa mi serve davvero, perché il calcio italiano, se non hai uno che ti sta addosso, magari sei giovani, fai un po' fatica. Questa stagione, quella stagione che sta per iniziare, può essere davvero la stagione decisiva per te, per fare quel salto di qualità che molti si aspettano da un giocatore, tra l'altro giovane, quale sei? Certo, come l'anno scorso, che era il mio primo anno in B, però visto che l'anno scorso ho giocato anche abbastanza bene quando sono andato ad Ascoli, quindi quest'anno vedete il passo che faccio. Nuova stagione, nuovo look, capelli biondi. Sì, esatto, però questo look ce l'ho da piccolo, l'ho fatto l'anno scorso perché non ho trovato uno bravo che me lo poteva fare come piaceva a me.